Bike Riders, lo stile italiano. Potevo stupirvi con effetti speciali. Così dicevo uno slogan di tanti anni fa. Oggi siamo un po' più moderni. Io comunque, vedete, sono sempre legato alle tradizioni. Le idee che ho oggi sono veramente bellicose. Desidero far customizzare questo splendido esemplare di Piaggio, sì. Si potrebbe quasi definire un pezzo anteguerra. Ma in ogni caso, se voi solo per un attimo riuscite ad immaginare che cosa posso fare su questo Piaggio, beh, certamente sarete stupiti da quello che vedete oggi in puntata. Tutto è nato dalla passione per il due ruote. Piano piano nel tempo ci siamo affezionati all'ala e con la guida di nostro papà siamo andati avanti. Prima eravamo degli studenti, poi finiti gli studi ci siamo dedicati alle moto e avendo una forte collaborazione con Honda abbiamo piano piano assistito le moto Honda. Poi la nostra passione, il nostro cuore ci ha portato nel racing e lì abbiamo dato sfogo ai nostri pensieri, alle nostre idee per un certo periodo, poi abbiamo abbandonato e poi l'abbiamo ripreso nuovamente. La nostra attività è variegata. Facciamo assistenza Honda, in più chiaramente la nostra passione ci ha portato a condividerla con dei clienti e a preparare delle moto speciali come questa e le moto da corsa. Allora, nella mia avventura chiaramente non sono da solo, ho dei collaboratori di cui due miei fratelli e un figlio. In più ho il piacere di avere collaborato con Honda Italia e Honda R&D, con Honda R&D nel racing e con Honda Italia nelle manifestazioni Honda Day, Service Day e ci ha permesso chiaramente questi di avere delle collaborazioni validissime e di avere anche un po' di prestigio. Questi sono i miei trofei, non quelli dei piloti. Ho avuto la fortuna e il piacere di partecipare al contest Honda per tre volte e questo è quello che mi sono meritato. Qui sono i diplomi, grande soddisfazione. Oggigiorno le competizioni sono sempre più esasperate, quindi nella nostra preparazione dei nostri mezzi ci avvaliamo dei collaboratori che ritengo per me validissimi. Abbiamo un motorista, Massimo Tulli, abbiamo un sospensionista, Gigi Quaglietti, e abbiamo anche, tra virgolette, un elettronico che nel momento, adesso attualmente all'estero, non c'è ed è Stefano Andaloro. Essendo moto stradali, noi le dobbiamo adattare alla pista e dobbiamo perfezionarle e mettere degli accorcimenti che ci possono permettere di smontare, rimontare degli accessori, dei pezzi rapidamente. Qui adesso noi vediamo la pinza posteriore. Questo fermo è soltanto un fermo di sicurezza per garantirci che quando il pilota entra in pista sia tutto in ordine. Poi mettiamo una mollettina tra le due pasticche, fissiamo la pasticca interna al cerchio sul corpo della pinza. Per quale motivo? Perché così quando il pilota mi va a frenare, con la molletta mi si liberano tutte e due le pasticche e la ruota non mi rimane frenata. Ricollegandoci al discorso precedente, abbiamo apportato questa modifica all'asse della ruota posteriore per avere una facilitazione nell'estrazione di quando si sfila la ruota. Adesso vi faccio vedere. Chiaramente noterete che anche il registro rimane attaccato, perché nelle fasi concitate della pista
può succedere di fare le cose molto velocemente e quindi ogni cosa deve stare al suo posto. Adesso vi faccio vedere la modifica che abbiamo apportato alla pinza posteriore. Puoi estrarre, Marco, la ruota. Come vedete, il gruppo del freno rimane collocato sul forcellone. Nella moto di serie questo viene via. Con questa modifica che noi abbiamo apportato, l'abbiamo reso solidale al forcellone. Per un semplice motivo, perché quando sostituiamo la ruota, basta reinserirla rapidamente. In precedenza abbiamo allargato le pasticche per favorire l'inserimento del disco e le pasticche, come vedete, sono smussate proprio per facilitare questa operazione. Altra modifica sono nelle boccole, nei distanziali. Questi distanziali, come vedete, rimangono sul cerchio, mentre nella moto di serie vengono via insieme all'asse. I parastrappi sono fissati direttamente al portamozzo, portacorona, perché devono rimanere al loro posto, altrimenti nella moto di serie andrebbero in giro. Altra modifica che abbiamo apportato è la sostituzione della catena. Con una catena di un passo più stretto, quindi è più leggera, fa meno attrito, perché nella categoria stock chiaramente il potenziamento del motore non si può fare più di tanto e quindi andiamo a cercare di far lavorare il motore nelle migliori condizioni e sostituendo la catena è uno di questi. Catena e rapporti, corona e pignone. Chiaramente le corone sono di materiale in ergal, più leggere, forse meno resistenti, ma nel racing andiamo a cercare la prestazione, non la durata. Altra modifica, terminale di scarico, cosa importantissima. Nel trofeo Honda siamo obbligati a montare quello che danno in dotazione per il trofeo. Negli altri campionati a cui abbiamo partecipato, CIV, abbiamo messo uno scarico un po' più performante, con una parte in titanio, la parte esterna ultima, questa zona qui, in titanio e con una sezione del tubo molto più ampia, più grande, per far respirare meglio il motore. Abbiamo apportato una modifica, abbiamo messo un radiatore aggiuntivo. Abbiamo eliminato quello dell'HRC per un semplice fatto, perché nella stagione calda, quando ci sono delle gare a giugno, luglio, agosto, non ci portava il motore a temperature troppo elevate, quindi creava dei problemi di affidamento, creava anche dei problemi a livello di potenza. Abbiamo messo un radiatore aggiuntivo che ci ha fatto scendere di 5, 6, 7, 8 gradi la temperatura dell'acqua e tanto bastava per stare nelle condizioni ottimali. Andiamo sull'elettronica. Abbiamo sostituito la centralina originale con una centralina HRC. Chiaramente per poter fare questo abbiamo dovuto cambiare anche tutto il cablaggio della motocicletta, perché la centralina HRC ci dà delle opzioni, oltre che si può gestire, si può programmare. Abbiamo due inserti che sulla moto stradale, uno serve per le quattro fesce d'emergenza e l'altro per il passing, dove le quattro fesce d'emergenza ci servono per il pilota in pit lane di non superare una certa velocità. Abbiamo la possibilità di avere un cambio assistito elettronico. In questo caso specifico noi abbiamo bypassato quello dell'HRC per farne uno un po' più funzionale e più naturale, che è situato direttamente sul cambio. Ecco. Qui abbiamo una cella dove possiamo intervenire sia nel cambio in compressione o in estensione e nei tempi di taglio. Chiaramente il pilota ci dice quale gradisce di più. Altra modifica che si può apportare sempre nella categoria stock sono le sospensioni, e sembra anche giusto per una questione anche di sicurezza, anche perché la motocicletta sta sempre al massimo delle sue prestazioni. Questo è un ammortizzatore posteriore che viene sostituito a quello originale. Qui potete vedere questa registrazione. Questo è un comando remoto che varia l'altezza della molla.
mentre questi due pomellini, come vedete, uno è per la compressione e uno per il ritorno. Sto parlando del motore, essendo un regolamento stock si possono fare poche modifiche. Nel 2012 ci hanno concesso, per stare insieme alla concorrenza, di sostituire la frizione originale come questa con una frizione antisaltellamento dell'STM. Parlando del motore, essendo un regolamento stock, in teoria non si potrebbe toccare niente. L'unica cosa che noi possiamo andare a guardare, a riferire, a migliorare, sono tutte quelle lavorazioni che in fase di assemblaggio sulle catene di montaggio non avvengono. Gli assi a camas sono quelli di serie, i rocchetti gli stesso. L'unica cosa è una manutenzione accurata, una manutenzione dettagliata e con un chilometraggio ben preciso. Questo è un pistone, va sostituito circa ogni 1000-1500 km, chiaramente con il pistone, sia lo spinotto che le fasce, mentre le bielle vengono sostituite ogni due revisioni del motore. Chiaramente le bronzine, come vedete, vengono sostituite sempre. Qui subentra il bravo preparatore nel sostituire, nel modificare quelle parti al limite del lecito per avere le massime performance del motore. Ad ognuno il suo mestiere, questo non è proprio il mio. So fare qualcos'altro, seguitemi. Quello che sono capace di fare è forse cercare di darvi qualche emozione spiegandovi con parole mie, parole semplici, ciò che provo quando vedo una motocicletta che mi provoca un'emozione, che mi dà un'emozione. In questo caso parlerò di una moto che non è ancora finita, attenzione, non sto parlando di qualche cosa che già vedete ultimato, però già da quello che vedo un'emozione c'è. Questa è una splendida Benelli, o perlomeno sarà una splendida Benelli quando sarà finita. Ovviamente non si tratta di una special bike, non si tratta di un custom, ma si tratterà di una Cafe Racer, molto particolare perché comunque associa a vecchi dettagli, dettagli nuovi, dettagli preziosi, lavorazioni uniche, come del resto poi sono le moto di cui noi normalmente parliamo. E per lavorazioni uniche intendo dire specifiche situazioni in cui il cesellatore, l'artigiano, colui che va di fino a dare il cosiddetto giro di vite e a creare il modello unico, ha perfezionato al punto tale da rendere questo Benelli effettivamente un gioiello. Partiamo da un telaio Benelli, ovviamente un doppia culla classico, per così dire. Abbiamo qualche cosa di Jap, in quanto queste sono ruote originali Honda, quindi 5, la classica Honda CB, ovviamente lavorata in preziosista da questa lavorazione diamantata. Cosa dire di questo serbatoio? Un'opera d'arte. Più lavorazioni sono state utilizzate per la realizzazione di questo serbatoio, al di là di quelle che sono ovviamente le vernici, ma ramato, in preziosista con tutti questi dettagli in ottone. Poi, non so se avete notato, ma questa è praticamente la scatola del filtro. Ecco, ora adesso
ve la faccio vedere nel dettaglio. Praticamente questo serbatoio è stato diviso in due, vi è stato ricavato uno spazio che ovviamente sarà collegato direttamente ai collettori dei carburatori e arriverà esattamente ad assolvere quella che è la funzione di scatola del freezer, da dove poi prenderà aria con le due trombette. Ma è un dettaglio assolutamente meraviglioso, anche perché una cosa assolutamente rara, mai vista prima. Lo stesso dettaglio è stato utilizzato poi e sarà utilizzato per quello che riguarda lo sfogo dei terminali di scarico. Altra cosa molto importante è l'avantreno. Avantreno muscoloso, forcella rovesciata, sempre un cerchio onda CB più grande come diametro di quello posteriore, ma con un disco flottante di grandi dimensioni e questa forcella muscolosa che dà un tono particolarmente aggressivo alla moto. Sarà una Cafe Racer mista, intendo dire che, come già ho anticipato prima, associerà qualche cosa di vecchio ad una tecnica artigianalmente completa e specifica, anche cose assolutamente moderne, dettagli moderni tipo la forcella e molto particolari, molto performance, che daranno un'aggressività particolare a questo splendido oggetto. Ogni artista ha una musa ispiratrice. Qual è stata la tua? La mia è una, il mio customizzatore preferito è Leonardo da Vinci. Sono bravo, eh? Pensate che mi sono bastate solo due martellate ed è diventato così. Guardate che meraviglia. Per ora mi limito a mettere a posto gli attrezzi, perché io sono una persona ordinata, a farvi vedere il mio banco di lavoro e a riprendere la descrizione di questa moto. Parlo sul serio. Questa è una moto costruita da Ettore Bugatti. Ettore Bugatti, in passato, quando fu intervistato dopo una gara, rispose che le sue macchine, siccome non frenavano, non erano fatte per frenare. Un'altra burla: questa non è una moto fatta da Bugatti, una Yamaha senza freni. Un po' il progetto, vi ricordate la Laverda 750 SF? Senza freni. In ogni caso, questa moto, che in questo caso deve andare veramente molto molto piano o molto molto forte, dipende dai punti di vista, deve ancora essere finita. Ma a parte le burle, cerchiamo di capire meglio, di addentrarci in quelli che sono i particolari che costituiscono l'anima di questa moto, partendo ovviamente da tutte le modifiche radicali fatte al telaio: tagliato, risaldato, modificato, passando a quelle che sono effettivamente anche modifiche che riguardano la guida. È stata sostituita ad una forcella a doppio stelo classica a una forcella Springer. Notiamo anche la perfezione e l'armonia dei comandi lineari. È tutto nascosto, vedete? Non c'è nulla. In Bike Riders parliamo sempre d'eccellenza. Dal mondo delle customizzazioni al mondo dell'industria, da chi pieghi telai al più grande piega profili al mondo, Maurizio Tromba. Siamo qui con Maurizio Tromba. Maurizio, ma io vedo tanti tubi, vedo tante travi, vedo tanto fermo. Mi vuoi dire che cosa fate qua? Allora, noi curviamo i profili. Curviamo i profili, cosa si intende? Vari profili metallici, acciaio o ferro o altre leghe, noi li possiamo curvare per svariati applicazioni. Si può partire da pensiline, si arriva a ponti, a coperture di stadi,
a gallerie, a barriere antirumore, ci sono parecchie tipologie di applicazioni per questi profili curvi. Oh, streghetta, che travone! Ma Maurizio, potresti piegare anche il telaio di una moto? Sì, però noi facciamo cose, come vedi, più grandi. Cammino, perché mi sembra di attraversare un ponte. Maurizio, basta scherzare. Ma dove sono presenti queste opere? So che avete fatto ponti, so che avete fatto tante cose. Sì, noi abbiamo fatto lavori un po' per tutto il mondo. Abbiamo fatto copertura di stadi, tipo stadi Johannesburg. Abbiamo contribuito nella curvatura dello scheletro del trampolino Sant'Onlugo su Innsbruck. Abbiamo contribuito su una copertura di un hangar per uno sceicco. Abbiamo fatto vari ponti, barriere antirumore. Abbiamo realizzato le curvature all'interno di un teatro, di una nave, che è la Carnival. Maurizio, questa è una nuova macchina, ma fino a quali dimensioni puoi piegare? Allora, questa qua è una macchina in se stessa unica, è la più grande a livello mondiale. Possiamo arrivare a piegare fino al tubo diametro 1 metro e travi, le travi massime che ci sono in commercio, che sono le HM da 1000, noi le possiamo curvare con questa macchina. Le dimensioni mi fanno pensare all'utilizzo, ma dove le metti? Questi sono profili curvati che vengono utilizzati per fare copertura di stadi, per fare ponti, per fare nell'ambito delle megastrutture. Maurizio, scusa, ma questa è una piscina? No, è la buca che ospiterà la nuova macchina che verrà montata a breve e sarà operativa con i primi giorni 2014. Let me on the way to the sweet light. Come al solito, il mio grande fratello non mi abbandona. Beh, sapete cosa vi dico? Certamente facciamo prima a chiudere la puntata che voi ad aspettare che io finisca la mia opera d'arte. Ci vediamo alla prossima. Con la 12ª puntata chiudiamo nel 2013 e l'appuntamento con l'augurio di buone feste è nel 2014, sempre con Bike Riders, lo stile italiano. Buon Natale! Merry Christmas! Oh, oh, oh. Personaggi fanno firmare carte, dietro due righe coccodrilli pronti alle gambe.